In questa video lezione ti farò vedere qual è la velocità e l'accelerazione di un punto che si muove di moto armonico. E in descrizione ti metto la lezione in cui dimostriamo che l'espressione analitica della legge oraria, e quindi tu dovresti sapere, è un prerequisito, il fatto che l'espressione analitica della legge oraria di un punto che si muove di moto armonico è A seno di omega t, è A coseno, pardon, di omega t. E lasciamo stare la fase, che non introdurrebbe nessuna difficoltà al riguardo, se non soltanto un fastidio, a coseno di omega t. Quindi sappiamo già che l'espressione analitica della legge oraria è questa. Vedi, se fossimo in quinta o al primo anno di università, in un attimo con le derivate calcoleremmo sia la velocità che l'accelerazione. Però noi, al nostro livello di studenti di quinta e di studenti di terza, la derivata l'abbiamo utilizzata soltanto per la legge oraria del moto rettilineo uniforme e per la legge oraria del moto rettilineo uniformemente vario. Il moto armonico è un po' più complesso dal punto di vista matematico, non possiamo utilizzare lo strumento della derivata anche in questo contesto. Per cui ci dovremo accontentare di un disegnino. E io adesso disegnerò l'asse X su cui avviene il moto armonico, inteso come proiezione di un moto circolare uniforme su una circonferenza. Quindi disegnerò sia l'asse X che la circonferenza e calcoleremo il vettore velocità, anzi il modulo della velocità e dell'accelerazione del moto armonico come? La velocità del moto armonico sarà la proiezione lungo l'asse X della velocità del moto circolare e l'accelerazione del moto armonico sarà la proiezione lungo l'asse X dell'accelerazione del moto circolare. Accelerazione che tu sai essere centripeta, cioè diretta verso il centro. Petere in latino vuol dire, nell'espressione di luogo, vuol dire dirigersi verso. Quindi accelerazione centripeta vuol dire che il vettore è diretto verso il centro della circonferenza. E allora andiamo con ordine. La legge oraria del moto armonico è A coseno di omega t, perché ammettiamo che il moto armonico avvenga lungo l'asse X, quindi sarà proiettato su un diametro orizzontale della circonferenza, non sul diametro verticale. E allora, se disegniamo la circonferenza e poi questo, vedi, è l'asse X del sistema di riferimento, praticamente noi che cosa abbiamo? La cancello un attimo questa espressione e qui ammettiamo che il punto Q si muova di moto circolare uniforme in senso anti-orario e allora il punto che c'è qua, vedi P, si muoverà, come sappiamo, di moto armonico. Allora in Q la velocità deve essere tangente alla traiettoria. Questo è il vettore velocità V che è tangente alla traiettoria circolare. Allora io calcolo il moto armonico, cioè calcolo la velocità del moto armonico come proiezione del vettore V. Siccome questo angolo qui è teta, diciamo teta questo angolo qui, teta questo, e praticamente è uguale a teta anche questo angolo qua. Pure questo è uguale a teta. E allora, nel triangolo rettangolo, in questo triangolo rettangolo formato dall'angolo teta dal vettore V, questo qui, vedi che ombreggio adesso, in questo triangolo rettangolo, la velocità del moto circolare che ci interessa è un cateto, e invece la velocità del moto armonico che ci interessa è un cateto, il cateto in basso, e la velocità del moto circolare invece è l'ipotenusa. Ti ricordo il primo teorema fondamentale sui triangoli rettangoli, che dice che in ogni triangolo rettangolo la misura di un cateto è pari al prodotto della misura dell'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto, per il coseno dell'angolo adiacente. Praticamente, per semplicità, mettendoti qua il particolare ingrandito di questo triangolo rettangolo, noi che cosa abbiamo? Che la velocità Vx che ci interessa è questa, l'angolo teta è questo, quindi vedi che siccome questo è V, il vettore velocità del moto circolare, in questo triangolo rettangolo il cateto, la misura del cateto, che è Vx, è pari al prodotto della misura dell'ipotenusa per il seno di teta, perché teta è opposto a Vx, quindi V seno di teta, chiaro? Anzi, meno V sen teta, perché semplicemente tu vedi che la velocità è diretta in senso antiorario, la velocità del moto armonico è diretta verso sinistra, laddove l'asse X è orientato verso destra. Questo segno meno vuol dire semplicemente che il vettore velocità
è diretto in senso opposto all'asse X. Vedi, in questo particolare ingrandito ovviamente si vede molto meglio. Quindi Vx è uguale a meno V sin teta. Ora, la velocità V del moto circolare noi sappiamo essere uguale a omega per R. Ti ricordo che in ogni moto circolare noi abbiamo V uguale a omega per R. Quindi al posto di V io qua posso schiaffare omega per R. Chiaro? Ma R, il raggio della circonferenza, praticamente coincide con l'ampiezza del moto armonico. Quindi ecco dimostrato che se la legge oraria ha espressione analitica a coseno di omega t, la velocità ha espressione analitica meno a omega coseno, meno a omega seno di omega t, perché a v possiamo sostituire omega r che è praticamente uguale a omega per a. Chiaro? Quindi quant'è la velocità? V uguale meno a omega seno di omega t. Ecco che senza fare le derivate abbiamo scoperto che la velocità è pari a meno omega seno di omega t. La legge oraria dipende dal coseno, la velocità dipende dal seno. Dobbiamo vedere adesso l'accelerazione. Non possiamo fare, sappiamo teoricamente che l'accelerazione è la derivata della velocità fatta rispetto al tempo, non possiamo utilizzare al nostro livello di ragazzi di terza, non possiamo utilizzare la derivata. Utilizziamo sempre un disegno. Allora, però il disegno io qua lo devo rifare, perché la lavagna del mitico Don Antonio non ci permette di fare, non è molto grande, ma non per colpa del mitico Don Antonio, ma per colpa della piccolezza del mio studio. E allora ridisegno, mi è venuto uno schifo perché il gesso comincia a essere troppo piccolo, ridisegno la velocità, poi prenderò queste espressioni, ridisegno la traiettoria circolare. E allora qua, questa volta, il punto materiale P si muove sempre di moto armonico lungo l'asse X della circonferenza, ma questa volta, siccome Q si muove sempre di moto circolare, l'accelerazione centripeta, per esempio, sarà diretta, l'accelerazione moto circolare, per esempio, sarà diretta così. Ti ricordo, centripeta significa diretta verso il centro. E allora, il vettore accelerazione del moto armonico, il modulo, lo ricaverò semplicemente come proiezione sull'asse X di questo vettore qui. L'accelerazione centripeta la indichiamo con AC, non si tratta di uno starnuto, è semplicemente l'accelerazione centripeta, C sta per centripeta, e V quadro fratto R oppure omega quadro per R, no? E allora, dove R in pratica è A, cioè l'ampiezza del moto armonico. Dunque, qua che cosa abbiamo? Che praticamente questo segmento qui sarebbe l'accelerazione che ci interessa. Teta è questo. Praticamente l'angolo teta deve essere uguale a quest'altro. Quindi vedi, teta, pure quest'angolo qui è teta. Anche qui ti faccio il particolare ingrandito, perché qua vedi c'è questo tratteggio. Il vettore accelerazione centripeta è questo, e quindi l'angolo teta è questo. La proiezione sull'asse X, che posso fare anche dalla parte di sopra, è questa, quindi l'accelerazione del moto armonico sarà questa. Anche qui, se applichiamo il primo teorema fondamentale sui triangoli rettangoli, avremo che teta è adiacente al cateto, no? In ogni triangolo rettangolo la misura di un cateto è pari al prodotto della misura dell'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto o per il coseno dell'angolo adiacente. Questa volta teta è adiacente al cateto che noi vogliamo misurare. Quindi l'accelerazione del moto armonico sarà uguale all'accelerazione centripeta per il coseno di teta. Mi spiego? Per il coseno di teta. Anzi, sempre qui pure ci sarà il segno meno, perché come vedi la proiezione dell'accelerazione è diretta verso sinistra e invece l'asse X continua imperterrito a essere diretto verso destra. Quindi meno a C coseno di teta. E allora, lasciando perdere il disegno, perché tanto il particolare ingrandito è più chiaro, noi per l'accelerazione nel moto armonico cosa avremo? Meno A con C, cioè meno omega quadro R per il coseno di teta. Mi spiego? Al posto di R possiamo sostituire A, quindi scriviamo meno omega quadro A coseno di teta.
al posto di teta possiamo sostituire in tutte le espressioni che abbiamo visto finora praticamente omega t, lo sappiamo dalla teoria del moto circolare, sappiamo che la velocità angolare di un moto circolare è pari al rapporto tra l'angolo descritto spazzato e il tempo impiegato a descriverlo, quindi da qui io mi posso ricavare teta che è uguale a omega per t, no? Direttamente proporzionale a t, dove omega la velocità angolare è proprio la costante di proporzionalità. E allora io qui posso scrivere meno omega quadro a coseno di omega t. A questo punto che cosa possiamo fare? Riassumiamo tutti i risultati. Allora, ti ricordo che siamo partiti dal dire e dal ricordare da una lezione precedente che la legge, l'espressione analitica della legge orale del moto armonico è a coseno di omega t. Ti ho dimostrato col disegno fatto prima l'espressione della velocità e abbiamo visto che la velocità è pari a meno a omega seno di omega t e ti ho appena fatto vedere, vedi ancora c'è, l'espressione dell'accelerazione è questa, cioè meno a o meno omega quadro a coseno di omega t, cioè meno omega quadro a, l'accelerazione meno omega quadro a coseno di omega t. Ma attenzione, e facciamo un'altra bellissima scoperta. Quindi abbiamo legge oraria, velocità del moto armonico di un punto materiale che si muove di moto armonico, accelerazione di un punto materiale che si muove di moto armonico. L'ultimissima scoperta che possiamo fare, e con questa scoperta ti posso anche lasciare, qual è? Dunque, a coseno di omega t, vedi che è uguale a x di t praticamente alla legge oraria? Cioè l'accelerazione è pari a meno omega 4 volte la x, la posizione x. Cioè, in definitiva, noi scopriamo un legame tra l'accelerazione e la x, e la posizione istante per istante del punto materiale che si muove di moto armonico. A uguale meno omega 4 per x, dove omega, velocità angolare del moto circolare associato, e la pulsazione del moto armonico. Chiaro? Ecco, se hai capito questo, metti un like, magari un like non si lega a nessuno, e la prossima puntata vedremo la dinamica del moto armonico, un cenno alla dinamica del moto armonico per quello che possiamo fare sempre al nostro livello di ragazzi di terzo liceo scientifico. Grazie.